Ciao carissimi, siete qui di nuovo con Electric. Brrr, punto interrogativo, perché appunto, ma Electric brrr, quello lì. Sì, è proprio lui, anche oggi farà, grazie a una votazione fatta con voi, stravolgerò e mi divertirò nel deformare, migliorare ampiamente come l'ultima volta, un personaggio tra i vostri preferiti. Ma andiamo a vedere le votazioni, indossiamo gli occhiali del potere, grazie. Nuovo personaggio degli anime da torturare / migliorare. Votate la prossima vittima fortunata: Goku di Dragon Ball Z, Natsu di Fairy Ceppo, Naruto di Shingeki no Ceppo, Kaneki, anime noioso ma che piace perché c'è un po' di sangue, Monkey di Ruffy di One Piece. Possiamo qui vedere che il 55% ha votato Goku di Dragon Ball Z, quindi i lavori proposti, le parole proposte su come fare questo Goku era appunto infermiera sexy, cameriera sexy, grasso, zombie, emo dark gothic sadness, eccetera, e vince alla grande l'infermiera sexy, e quindi è proprio questa che andremo a fare, un Goku infermiera sexy. Ma prima di iniziare rispondiamo sinceramente a uno dei vostri commenti in un segmento che ci sarà da adesso in poi in ogni video. Oggi rispondiamo al commento di Fixal02. Voglio diventare come te, cuoricino. Rispondi: caro Fixal, non ti conviene diventare come me. Quando sono nato, mia mamma ha visto subito l'amarezza e il cinismo che sgorgavano dai miei occhi. Non sono mai stato in grado di amare il prossimo, né tantomeno di tollerare il prossimo. Poi un giorno ho incontrato Frank. Lui è il quinto sto ceppo caghe del villaggio del rumore, che fa la pipì quando esce dalla tazza. Villaggio particolare in cui tutti la fanno esclusivamente fuori dalla tazza. Questo rende i water alquanto inutili, o almeno solo elementi decorativi. Frank mi ha insegnato a fare la pupù al volo durante un salto acrobatico. Ora non mi siedo più quando devo andare di corpo e tento sempre di superare me stesso. Cagata dopo cagata, salto dopo salto, ho trovato un senso alla mia vita. Diventerò il re delle pupù acrobatiche. Rispondi. Andiamo prima di tutto a buttare dentro un po' di immagini utili per fare il nostro Goku, un po' di immagini di riferimento, molto easy, e direi di iniziare decidendo subito la posa, che sappiamo deve essere bella sexy e un'infermiera sexy. Dovremmo agire di conseguenza. La posa che sto cercando è una posa sexy un po' da dietro, del tipo, ops, mi è caduta la penna. Sapete quella scena un po', insomma, da film hard, in cui si china per raccogliere una penna in modo, ops, ma che sbadata. Però forse dovrei girare un po' di più il torso. Inizio a pensare che questa posa abbia poco senso, ma l'unica soluzione sarebbe quella di farmi una foto con autoscatto in quella posa, ma sarebbe alquanto vergognoso. Io davvero tantissimo che non disegno qualcosa di Dragon Ball, quindi il mio stile si è molto distaccato da quello di Dragon Ball, che disegnavo molto più da piccolo. Ma questo non è il problema, non è che io voglia proprio copiare lo stile. Mi interessa più che altro il risultato. Certo, se lo stile è un po' più fedele, il disegno esce un po' più figo, secondo me. Mi serve un'immagine tipo di una donna, tipo Bulma, per lo stile degli occhi di Akira Toriyama. Ok, voi non la vedete, ma ce l'ho qui. Ma se io facessi gli occhi un po' più kawaii, un po' più da anime, il risultato mette ansia quasi, oh mio Dio. Hey baby, che dici? Ops, mi è caduto qualcosa. E qui dobbiamo lavorare bene sui muscoli belli squadrati, quindi sternocleidomastoideo, che parte da dietro l'orecchio, dovrebbe andare un po' in avanti, trapezio, pomodadamo, attenzione, bello pronunciato. Quei ciuffi bisogna farli bene o è un macello, o li fai bene o non assomiglierà per niente a Goku, appunto. Io non trovo che ci sarebbe alcuna ambiguità se per caso foste attratti da questo disegno. Secondo me è comprensibile, guardate che bellezza, che occhi, che sguardo. Quanto sex appeal. Ho bisogno di vedere qualche immagine di qualche anime sexy infermiera. Ok, le immagini che ho trovato sono alquanto hot, quindi non le posso far vedere su questo schermo, ma io le vedo e le guardo anche molto bene, approfonditamente, ma mi servono per il disegno, non per altri scopi. Innanzitutto definisco un po' meglio il fisico, perché voglio che comunque sia il fatto che Goku sia un pompato deve uscire fuori dal disegno, no? Ok, così non mi dispiace. Manubrio, pettorale pompatissimo, come sempre. Scapola, dorsale, attenzione. Il signor sedere del nostro Goku ovviamente deve essere bello tirato, no? Come due chiappe allenate. Due mattoni le chiappe, capito? Davvero macio. Gli obliqui che mi vanno sotto il dorsale qui, attenzione. Parte il quadricipite dal piede, attenzione. Perché dico tutte queste volte attenzione? L'adduttore, polpaccione, signori. Potrei farlo anche un po' più pompato il polpaccione, in realtà. Ups, mi è caduta la cartella medica, guardi.
Ma che sbadato che sono, Coco infermiera. Ma anche la penna mi è caduta. Ma pensa te, tutto, tutto è caduto qui. Ups, ups, con cuoricino magari poi. Mamma mia quanto ci divertiamo adesso. Maronno. Quindi, innanzitutto, manichetta corta per la nostra infermiera. Ma io la farei proprio attillatissima, proprio che sta per rompe proprio. Questa uniforme da infermiera sta per esplodere. No, così sembra più una camicia questo pezzo, quindi proprio no. Lo facciamo proprio tipo camice super tirato, con colletto corto, bottoncino buco. Dunque qui la gonna deve essere molto, no, bassa, molto corta. Però per la posizione devo capire che razza di piega farebbe. Soltanto che qui non trovo posizioni così accattivanti come la mia. In realtà anche peggio trovo. Non cercate anime nurz su Google. Ma anche sì, perché no? A noi sappiamo che qui un po' di chiappetta si deve vedere, no? Perché deve essere sexy come cosa. Quindi, mio Dio, guarda che roba. Mio Dio, ma come siamo arrivati a questo, signori? Spiegatemelo. Io non lo so. Come siamo arrivati a questo? Da dove siamo partiti? Da un'era infatina siamo arrivati a questo. E vabbè, voi potreste anche dire, beh, capita, è normale. Io, boh. Non so cosa rispondere, non so che dire. Ma che cosa vedo qui in questi abbigliamenti da dottoressina, da infermierina che mi piace? Beh, innanzitutto, come ho fatto a non pensarci, il cappellino da infermiera? Me lo dite, come ho fatto a non pensarci? Però come glielo mettiamo, tra un ciuffo e l'altro? Tipo così, con la croce sopra. Sì, carino, ci piace. O almeno a me, non so voi. Non so voi quale sarà la vostra reazione a questo disegno. Non lo so. Hey baby, how you doing? How are you doing? Facciamo gli orecchini un po' ad anello grande, eh? Come se non bastasse già tutto quanto, tutto il resto. Ma vedi che roba, oh. Ma quindi, un po' di chiappette, un po' di mutandina, perché no? Col pizzo. Ma soprattutto, cosa portano ai piedi le nostre infermierine? Ci vuole il reggicalze, attenzione! Intanto la telecamera si è spenta! Il reggicalze dovrebbe essere qualcosa di questo genere, io non me ne intendo sinceramente, perché non sono né donna né una drag queen, e non condanno chi si diverte in questo modo, chi? Lo fa tranquillamente. Quindi le calze, che potrebbero essere anche a rete, se vogliamo esagerare. Ma i tacchi, signori! Non ve l'aspettavate, i tacchi! Pensate! Specchio, specchio delle mie brame, dimmi un po' se le proporzioni sono come nel reame, cioè, ovvero giuste. Beh, potrei azzardare nel dire che la parte superiore è fuori proporzione rispetto a quella inferiore, quindi rimpiccioliamo. E io direi che qui siamo relativamente pronti per inchiostrare i bambini. Il disegno più bello mai fatto su questo canale. Pensavate che fosse la fatina? Invece no, è un Goku infermiera, pensate. Quindi come sempre musichetta in arrivo per voi bambini. Pronti a inchiostrare questo Goku tra 3, 2 e 1? Stiamo registrando per caso? Non avete visto niente voi? Se non una fantastica inchiostrazione, signori, cioè ammirate la bellezza, cioè, guardate che glutei, signori. Non so voi, ma almeno a me a CrossFit fanno allenare molto i glutei in questo modo, infatti ho dei mattoncini simili a questi che non sono più così sexy da toccare, ma mi permettono di aprire le bottiglie con il sedere. Ma a parte dettagli imbarazzanti che non dovrei stare qui a raccontarvi, ora direi di passare al colore. Chissà se con il colore riuscirò ancora di più a far risaltare la bellezza di questo Goku.
Goku. Assai sexy, guardate com'è aderente, bello bello, il camice, come si intravede la mutanda con il pizzo, il reggicalzo e tutto, magnifique. Speriamo che il colore sia all'altezza, ma adesso andiamo avanti con il colore! Bene bambini, abbiamo finito questo incredibile capolavoro che non riesco più a staccargli gli occhi di dosso da queste chiappe divine. Voi no? Queste chiappette qui non vi piacciono? Bene, chiudiamo qui il video perché io adesso mi devo alzare a ballare, perché devo registrare, sai, i pezzetti col green screen che voi vi divertite tanto a vedere, che io ballo come uno scemo. Beh, lo faccio ora. Se questo Goku super sexy, super caliente, infermiera sexy vi è piaciuto, beh, mostrate un bel po' di amore al pulsante qui sotto forma di pollice in su. Spero che questo diventi l'appuntamento, spero che questo diventi l'appuntamento fisso del mercoledì. Acquista una maglietta con questo incredibile logo ad impatto strafico che trovi in descrizione per supportare me e questo canale, ma soprattutto ricordati che questo è Electric.